Eccoci amici di Sport Perugia, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Sport Perugia Live, il live di Facebook del lunedì sera. Questa sera con me ci sono degli ospiti che vi vado subito a presentare. Come vedete nei nostri riquadri ci sono degli ospiti ormai abituali del nostro approfondimento. Salutiamo prima di presentare gli ospiti Nicolò Brillo, nostro collaboratore che diciamo si sta prendendo un po' di riposo. E poi salutiamo Lorenzo Barlozza e la regia, questa sera anche una tiratina di orecchie perché se siamo partiti alle 21.08 anche e soprattutto per demerito di Lorenzo che se l'è presa un pochino lunga, pensava insomma di arrivare prima, invece è arrivato lungo. Buonasera e ben ritrovati a Marco Casavecchia, il nostro professore. Buonasera prof, ben Buonasera a ritrovato, Perugia tutti. nel cuore, tifoso ormai conosciutissimo nell'ambiente del Perugia Calcio. E, diciamo opinionista di rilievo di diverse trasmissioni, tra cui anche la nostra. A Sport Perugia TV non può mancare Danilo Tedeschini, che ha ritrovato un physique di Auriol quasi invidiabile. Ma è ringiovanito, ma Veramente guarda, è ringiovanito, è una cosa pazzesca. È andato buonasera, a Villa Danilo. Cecilia. È Sì, andato a Villa Cecilia, l'hanno rimesso a posto, tirato a lucido. è andato a trovare Cecilia? No, ma la moglie si chiama Sì, Cecilia, quindi. Cecilia, Cecilia. E buonasera, un ben ritrovato al nostro Doroteo Roberto Arcangeli. Buonasera, Roberto. Ruolo ormai difficile anche da mantenere adesso, questo è un ruolo Beh, insomma, poi complesso. soprattutto di questi tempi il Doroteo diciamo che nella Perugia calcistica il Doroteo è il ruolo che si, diciamo che calza a pennello. Allora, ragazzi, insomma, innanzitutto siamo forse nella settimana, Grazie oggi ho per i parlato. ragazzi, Andrea. Vabbè, ma tanti capelli bianchi ce l'ho anch'io, quindi ormai siamo tutti in quella fase degli anta in cui Beati voi. possiamo simpaticamente definirci dei ragazzi. Roberto, vorrei da te perché vorrei che dicessi ai nostri ospiti che questa sera con noi in questo studio virtuale, com'è stata definita questa mattina dai ragazzi del Bar Modugno questa settimana che. Stamattina, ragazzi, è partita con oggi comincia la cosiddetta settimana di passione, proprio la settimana di passione che si concluderà domenica prossima alle 5 del pomeriggio. Quindi, fra tutto, insomma, quindi sarà una settimana di passione. Io ho cominciato già con un digiuno e me le gioco tutte le carte. Le scaramanzie, qui adesso bisogna stare nella condizione proprio di trovare la massima ispirazione, la massima dedizione. Quindi Bene, anche senti, gli allora astri. anche gli astri, beh, insomma, appelliamoci anche, ultimamente però ci hanno aiutato gli astri, sinceramente, quindi speriamo che non si scordino di noi proprio sul più bello. Danilo, tu a proposito di scaramanzie, hai continuato con la tuta di Foggia oppure te l'ha Ieri lavata tua moglie? ho indossato come programma la tuta amuleto del 92-93, è arrivata la vittoria, quindi ha funzionato anche Beh, ieri. immagino che la metterai anche domenica. Senti, E la manterrò anche domenica, è chiaro. ma se andiamo in Serie B, tu però ci Per dire devi uscire con questo quella. Mi obiettivo. Ma non c'ho problema senti? ad uscirci con quella tua. Bene, Anche ci secondo saluta me è Nicolò molto Brillo. bello. Intanto saluta Nicolò Brillo Saluto a che ci Nicolò. dice. Che biscazzieri i conti, come diceva Roberto, dove si fanno i conti, Roberto? I conti si fanno giù per le scale, questo insomma ormai è evidente. Bene, prof, Siamo senti, tu hai arrivati qualcosa? comunque, siamo arrivati, siamo arrivati. Sì, ormai veramente la resa dei conti Basta è che uno è difficile. lucido quando scende le scale, per fare i conti. È ovvio, E non ti già. avrebbe avuto anche poco. Senti, prof, qui abbiamo insomma Roberto che ha iniziato il digiuno, Tedeschini che ormai questa tuta amuleto che ricorda un po' il cappotto di Olivieri quando andava in panchina anche l'estate. Adesso tu che quali scaramanzie hai adottato o pensi di adottare durante questa settimana? Nella settimana scorsa non ho assolutamente parlato di calcio, tranne quando mi Beh. ci hanno costretto sabato, cioè domenica pomeriggio, con l'amico Giordano, mi ha costretto a parlare, ma
abbiamo fatto una trasmissione, scusate il termine, ma di coglionerie, nel senso che abbiamo parlato di tutto meno che di calcio, appellandoci al diritto di, siamo avvalsi nel diritto di non rispondere, di non parlare. Senti, ma come parlare di non parlare di calcio per una settimana? Penso che è peggio che stare a digiuno. Ma è un sacrificio, è un fioretto, no? scusa, certo. È lì chi mette le tute, chi non parla di, per me non parlare di calcio, cioè tanto per me non farmi parlare già è un problema, perché io di solito sono logorroico, quindi non farmi parlare è un problema. Non farmi parlare di calcio. Altri sport. Si è parlato di altri sport. Si è parlato del ciclismo, delle classiche del nord, si è parlato della pallavolo, che piuttosto anche quella è andata male. Era meglio non parlare. Anche quella l'abbiamo assorbita con... Domenica pomeriggio ho corretto un pacco di compiti di scienze di una terza media. Tanto per farmi del male. Ho capito, la mandiamo a cazzeggio anche stasera? Sì. E poi ho guardato l'incontro di tennis Nadal Tsitsipas, mi hanno detto, allora, ma che guardi lo sport minore? Che giustamente. Allora, giusto per dare un po' di sale a questa trasmissione, iniziamo, entriamo nel vivo. Intanto ci saluta anche Marcucci, che ricorda la super forma di Tedeschini, che adesso veramente fra la tuta e insomma questo fisico di roll. Caserta, ma tu giocavi in porta, abbiamo Minelli, quindi non andare a far danni, visto che bravo, vabbè, in banchina ci puoi andare, al limite senti le notizie dagli altri campi come facevano i vecchi secondi e terzi portieri. Con il Materi che è arrivata la vittoria che tutti ci attendevamo, una bella prestazione, possiamo dire nel complesso, inizio da te Danilo, una vittoria che ha messo in evidenza l'ottimo stato di forma di alcuni giocatori. Nel nostro top e flop abbiamo premiato chiaramente Minesso, autore della doppietta, Van Balegen, che ha dimostrato di saper interpretare bene il ruolo di metodista con personalità, e finché è rimasto in campo, credo, non so se siete d'accordo, la prestazione di Juan è stata una prestazione di alto livello, soprattutto di intensità, è uno che ha partecipato comunque a diverse azioni offensive. Insomma, Perugia in forma. Diciamo, entriamo innanzitutto verso domenica con questo approccio, cioè diciamo, in che condizioni vedete la squadra, sia dal punto di vista fisico, mentale, che impressione vi ha fatto? Danilo, parto da te. Ma condizione fisica mi sembra molto buona. Io vedo, seguo un po' le squadre anche degli altri gironi, per esempio nel girone meridionale vedo un Avellino che aveva conquistato il secondo posto in grossa crisi fisica, tant'è vero che è stato superato, ha raggiunto e superato per gli scontri diretti al secondo posto dal Catanzaro, e questo la dice lunga su come Perugia invece sia arrivato molto bene, perché non a caso un mese fa eravamo 6 punti dietro, adesso siamo davanti, anche solo per la differenza reti degli scontri diretti, ma siamo davanti. Questo significa che Caserta e il suo staff hanno fatto un ottimo lavoro sotto questo profilo. La squadra corre, arriva al 90° senza problemi. A Ravenna abbiamo dominato nel secondo tempo dopo aver sofferto il primo tempo, quindi la condizione fisica è ottimale. Certo, quella mentale risente un po' della situazione. Anche ieri abbiamo visto i primi 20 minuti e mi pare che Minesso lo abbia anche ammesso, la squadra fosse un po' contratta perché c'è poco da fare, sì. La posta in palio è quella che è, ragion per cui è normale. Poi dopo ci ha pensato Minesso con quel bellissimo gol da rasoiata, come l'ho definita io, dai 20 metri, a scacciare un po' le streghe, la squadra poi si è rilassata, e tranne quell'occasione parata molto bene da Minelli, la squadra ha dominato, insomma, ha segnato il secondo gol, ne ha creati altri, con Juan che concordo è in una condizione strepitosa, ma non solo ieri,
è da diverso tempo che è in una condizione strepitosa e che è poi l'uomo che sta portando avanti il centrocampo del Perugia. Certo. Ieri spalleggiato bene da un Van Balegen che anche a me non è dispiaciuto affatto. Prof. Quindi condizione psicofisica ottimale quella fisica, ormai è rimasta una partita, mentalmente dobbiamo essere proiettati a quello che succederà domenica. Quindi Perugia deve pensare solo ad un risultato che è quello che ci regalerebbe quella parola che non vogliamo neanche nominare. Prof, tu che dici? Intanto saluto un amico carissimo che so che ci segue, Stefano Suprani, anche lui di Perugia nel cuore, che ci segue da Lugo di Romagna, perugino, trapiantato lì, ma grande tifoso del Salutiamo Perugia. anche Gian Piero Perilli che ci manda un buona serata e Certo, contraccambiamo. certo. E proprio stasera parlavo con lui, lui è ex arbitro tra l'altro, e devo dire che ha fatto i complimenti all'arbitraggio del direttore di gara che ci ha appunto che ha arbitrato questa partita. E non è un caso, non è diciamo un episodio, quello che ultimamente comunque le direzioni di gara nei confronti del Perugia non siano penalizzanti. Ottimo comportamento del direttore di gara che ha ammonito il giocatore che ha commesso il fallo, ma poi ha segnato comunque rigore. Sono particolari perché fino a qualche tempo fa mi ricordo che ci lamentavamo un po' del trattamento arbitrale, così come eravamo molto preoccupati all'inizio del campionato per. Perché mi ricordo che lo stesso Danilo ci diceva, insomma, le squadre di Caserta al secondo girone calano. Evidentemente ha imparato Caserta dai suoi errori o comunque ha corretto il tiro e come ha detto giustamente lui, l'ha riconosciuto Danilo, la squadra c'è da un punto di vista fisico, da un punto di vista mentale, se vogliamo, c'è, perché comunque al di là dell'approccio alla partita di Ravenna e la partita anche di ieri, ci può stare che i primi 15-20 minuti tu ragioni un po' sul da farsi, ma poi non perdi la testa e alla fine chiudi il conto. Una squadra che segna, perché nelle ultime partite ha sempre comunque segnato un paio di gol, viene da un filotto di vittorie, facile dirlo, ma insomma non è facile realizzarle. E quindi comunque siano squadre di testa, squadre di coda che ci avevano sempre messo in difficoltà, affrontiamo comunque squadre diverse, le affrontiamo studiando un po' l'avversario e poi risolvendole a nostro favore. La condizione Certo. fisica c'è, credo ci sia la condizione mentale perché Caserta ho imparato ad apprezzarlo con il tempo, non che non avessi fiducia in lui. Però un allenatore giovane con tre campionati sulle spalle, nemmeno tutti da titolare, da allenatore titolare, si trova ad allenare a Perugia, una piazza che è comunque esigente, una piazza che ha ovviamente una ben altra storia rispetto alle piazze in cui, con tutto il rispetto, ma si è trovata ad allenare Caserta, quindi una persona che si è calato nella realtà, che ha affrontato mille problemi, sappiamo tutti quali, è inutile ripeterlo. Prof, scusa, ti devo interrompere perché la tua immagine ci rimane bloccata. Chiedo dalla regia di Lorenzo Barlos di La tornare voce si al. La sente. voce si sente, ma abbiamo la tua immagine bloccata. Non so se vuoi Non lo so, provare io sì, a non lo fare un so cosa. tentativo di uscire e rientrare. Nel frattempo, noi procediamo Ok. perché magari vederti così ci metti un po' in pressione. Dicevamo allora al prof, insomma, più o meno ha confermato Roberto quello che diceva anche Danilo, c'è cioè una squadra che dà la sensazione di esserci sia fisicamente e possiamo dire anche mentalmente perché comunque ieri sera ha gestito bene, ecco il prof che è tornato, ha gestito bene la partita anche da un punto di vista, no, della gestione della stessa, tutti i presupposti, no, che ci possono lasciar ben sperare in vista di domenica. Poi prof, torno anche da te, ti lascio Sì, finire. no, andate pure avanti, tranquilli. C'è gente esperta a Perugia quest'anno, adesso uno poi può fare disquisizioni tecniche, questo mi piace di più, questo mi piace di meno, questo gioca meglio, questo gioca peggio. Perché
Però comunque ci sono giocatori che hanno esperienze professionali importanti, gente che ha già vinto campionati, gente che non ha febbre d'alta classifica, se la sono giocata con convinzione fino all'ultima giornata, e questo va sicuramente, va ricordato insomma che il merito in questo caso i calciatori sono stati veramente, veramente in gamba, sono stati. Gli si può rimproverare veramente poco, anche l'atteggiamento di ieri sera, atteggiamento misurato, paziente, Allora, Roberto, senza salutiamo anche perdere in Enrico testa. Valigi che ci dice ci augura una buona serata e grazie per la solita interessante trasmissione sul Perugia. La prendiamo per buona, spero non sia ironico, quindi ci fa piacere che è così. Prego, Roberto. Quindi niente, la partita adesso non lo so, ma sinceramente penso che la title track di domenica prossima sarà sempre la stessa. Adesso non so la formazione quale potrà essere, ma cioè, voglio dirti, io dopo che ho visto anche l'atteggiamento del pacchetto difensivo, sinceramente non, Va bene, siamo Voglio stare moderata. rilassato, voglio stare rilassato. Ancora lunedì siamo I rilassati. calmanti li voglio prendere, voglio cominciare da sabato, li voglio cominciare a prendere, non voglio Vabbè. esagerare troppo prima. Inizia con qualche camomilla, poi. Senti, prof, si doppia, magari doppia, e così ti dormi più tranquillo e il giorno sei più lucido. Prof, dove ti avevamo interrotto? Non so, penso No, l'avevi. stavo dicendo che poi alla fine la condizione fisica, cioè, eravamo preoccupati, no? Si diceva, per il rendimento del girone di ritorno delle squadre di Caserta, ma credo che abbia corretto il tiro, ma l'esperienza si fa con il tempo, ovviamente, quindi avrà Certo. calibrato. Ha avuto il merito, secondo me, di recuperare anche psicologicamente certi giocatori che stanno risultando, se vuoi, determinanti. Perché comunque partire dalla panchina come fa un Minesso, come fa un altro giocatore e risultare alla fine determinante vuol dire che a livello di fiducia, a livello di sensazione, di positività, lui ha lavorato benissimo. Quindi ha dato coraggio ai ragazzi, autostima, si sentono partecipi di un progetto importante, si sentono considerati, non si sentono esclusi. E un allenatore comunque dice di poter contare su un'intera rosa e non su un numero ristretto di titolari, gli altri sono rincalzi, secondo me, a livello psicologico e a livello di lavoro mentale, si è fatto apprezzare. La squadra mi sembra sia coesa, non a caso, ad ogni gol, che si fa entrano in campo anche quelli che stanno in panchina e anche quelli che sono stati accantonati. Faccio un esempio: lo stesso portiere Pulignati, che peraltro poverino sulle sue spalle gravano alcuni errori che ci hanno tolto dei punti. Bene, comunque è uno di quelli che quando i compagni segnano entrano in Tra campo e. l'altro sarebbe opportuno, non so se l'hai sentito ieri sera, che Minesso nel dopopartita ha dichiarato che in occasione del primo gol è andato a festeggiare con Vano che era in Sì, panchina, quindi anche certo. questo testimonia come sostanzialmente ci sia, e questo l'ha ribadito anche Caserta, cioè nel senso Ma che. esatto, guarda, le grandi squadre secondo me sono grandi quando anche in questi, io visto la partita, non lo guardo mai lo sport minore, però mi è capitato anche quello di guardare Inter Verona. Alla fine, ne parlavamo oggi, no? Alla fine l'Inter ha portato a casa una vittoria sul Verona forse immeritata, però poi tutti hanno speso parole di elogio perché diceva questi giocatori si sentono tutti quanti responsabilizzati, giocano tutti quanti, c'è coesione e anche il giocatore come il nostro ex, no, il nostro ex, pardon, come l'ex Manchester Darmian che non ha giocato moltissimo, alla fine poi entra e risolve le partite. Una situazione analoga, ovvero sì, una squadra forte non è forte negli 11 titolari o nei 12 o 13 o 14 titolari, una squadra forte è forte in tutti i 24 giocatori, anche quello che magari non gioca mai o gioca poco e poi quando entra risulta determinante. Questo è un Assolutamente. merito che va ascritto secondo me a A Caserta. Caserta e Per alla il resto, squadra. Sì, no, Cotto. infatti, questo volevo, scusa se ti No, interrompo, poi ci magari mancherebbe ci altro. torniamo.
Volevo proprio sottolineare questo, cioè la capacità che ha avuto in queste giornate diciamo Caserta e di conseguenza anche la squadra, perché noi spesso parliamo di Caserta probabilmente perché forse in questa squadra non siamo riusciti ad identificare un leader vero e proprio, no? Nel senso che vediamo nell'allenatore una sorta di guida e nella squadra degli ottimi giocatori, comunque bravi a fare il loro, ma manca fondamentalmente un vero e proprio leader. Mi risulta ce ne sia uno, a me così sì. Mi hanno detto che Aburrai. Vabbè, però diciamo che che nello spogliatoio ha la sua importanza, però diciamo nell'immaginario collettivo, che ne so, certo, tu pensi, certo. Tu hai fatto il paragone con l'Inter magari l'associa a Lukaku, che comunque è un giocatore che ha trascinato magari, che ne so, altre squadre, e poi associare ad altri giocatori importanti. Il Perugia lo vedi come un gruppo questo. Quindi la grande capacità di Caserta è stata quella di far sì che questi ragazzi non perdessero diciamo l'obiettivo anche dopo sconfitte pesanti come quella di Gubbio, mancate vittorie come quella con la Fermana, magari con quella con il Cesena. Diciamo, mi sembra, non so se avete questa sensazione anche voi, che anche in tanti in questa città nei ultimi giorni hanno cambiato un po' l'idea anche sul lavoro di Caserta. Avete avuto anche voi questa sensazione, Danilo, Roberto, poi anche tu, prof? Ma si fa presto a salire sui carri, o a scendere. Questo nel calcio succede spesso. Niente, credo che Caserta è stato visto sempre con un po' di scetticismo, vuoi perché l'anno scorso era retrocesso, vuoi perché è un allenatore giovane, vuoi perché un allenatore, dico io, che il grosso pregio, invece non veniva visto come un pregio, umile, un lavoratore e umile. Questo ha dato molto, è stato molto utile per la squadra. Soprattutto è stato utile anche per il rapporto con la società, credo, perché comunque è riuscito sempre a fare da cuscinetto, tolto forse il caso Rosi, che comunque è anche, credo, grazie all'allenatore sono riusciti poi a far rientrare Rosi, è stato determinante in questo finale di campionato, non dimentichiamoci. Quindi magari quelli che erano scettici poi alla fine si sono dovuti piegare alla classifica e quindi dire che sì, questo allenatore, ma quante ne abbiamo sentite in varie trasmissioni o sui social, Caserta qua e Caserta fa le ripartenze dal basso e Caserta fa giocare Fulignati e Caserta ha sbagliato le sostituzioni. Poi adesso siamo primi, siamo a un passo dal sogno, viva Caserta. Facendo le corna immagino che andrà sicuramente bene, ma se non dovesse andare bene già domenica sera qualcuno riscriverà è però Caserta, speriamo di no, non succeda in assoluto. Vabbè, ma visto come sono i tifosi del calcio, non parlo solo a Perugia, ma non solo del calcio, Danilo, di tutto, dei tuoi risultati. Roberto, tu come la vedi questa cosa? Non che noi vogliamo in questa sede diciamo rivendicare un po' la nostra linea, noi siamo stati, rivendichiamolo perché noi l'abbiamo sempre detto dei casertiani della prima ora. E forse di Sport Perugia sono stato quello che qualche volta ha dato qualche piccola bacchettata a Caserta, però ho sempre specificato in quella partita non mi è piaciuto, ma il lavoro che sta facendo rimane molto importante ed il merito di questa squadra, di questa classifica, non solo quando adesso è primo, ma anche quando navigava nella seconda, terza posizione, era sicuramente suo. Prego. Va bene, anche tu sei iscritto nei casertiani della prima ora, Roberto. Allora, innanzitutto, dopo un campionato come quello dell'anno scorso, da retrocessione, un impegno di Serie C che tutti quanti avrebbero preferito chiaramente non vedere, ci deve essere sempre un capro espiatorio. La prima parte è abbondantemente più della prima parte del girone d'andata,
sono rimasti tutti quanti distratti da altre cose che ne riguardavano poco il calcio. Poi alla fine, il momento quando l'impegno era diventato un impegno importante per la squadra del Perugia, quando si sono visti i pochissimi errori commessi dall'allenatore, perché se voi vedete un allenatore che commette errori, che non commette errori, a me sinceramente non mi risulta che ci sia. Caserta ha fatto un campionato come gli era stato chiesto, ha fatto un campionato di vertice, ha fatto un campionato io non lo so quante squadre in casa poi possono aver mantenuto insomma un ritmo così elevato in termini di gol fatti e di punti guadagnati. Quindi sinceramente criticare Caserta in questo momento mi Bene, sembra. quindi allora anche al Bar Modugno a Elche, insomma, Caserta ha i suoi fan, No, ma no, diciamo. ma non, cioè proprio non esiste, nel senso che non Mi so. preme puntualizzare una cosa, che Un po' di Caserta è critiche ci sono arrivato. state, Danilo, un po' di critiche ci sono state, perché è normale che ci sia, che ne so, ha sbagliato la formazione, però dopo ha corretto, ma bisogna ricordarsi anche le partite quando lui l'ha vinte, quei cambi, perché io quelle non me le sono mica dimenticate, cerco di Appunto, averci vai da. insomma. No, io volevo puntualizzare solo una cosa. Che Caserta è arrivato all'ultima giornata a giocarsi la promozione con una squadra costruita, sappiamo bene la frase di ormai famosa di Andrea, per i playoff, perché era una squadra con un potenziale da terzo o quarto posto, perché il Padova, signori, era leggermente più forte all'inizio e più forte dopo il mercato di riparazione. Questo bisogna dirlo a chiare Certo. note. Il Südtirol era una squadra forte come il Perugia e più forte del Perugia dopo il mercato di riparazione. È stato sfortunato il Südtirol perché Voltan, che è stato un acquisto determinante, gli si è infortunato per un mese e Marchi, il centravanti preso a gennaio, è stato fuori 2 mesi. Però la squadra era quella. E se Caserta Quanta sfortuna. avesse guidato il Padova e Mandollini il Perugia, e noi da mo' che avevamo chiuso il campionato, 10 punti dietro. Assolutamente. Questo volevo Vorrei puntualizzare. poi ricordare alcuni aneddoti, ma voglio lasciare un attimo la parola al prof, un minuto per esprimere la sua, poi dopo vorrei raccontare alcuni aneddoti che danno un po' la testimonianza del perché noi ci riteniamo dei casertiani della prima ora. Allora, con me sfondi una porta aperta perché basta leggere quello che ho scritto in diverse occasioni, sia su Perugia nel cuore, sia ovviamente anche nei social, e mi sono scontrato anche con, sportivamente parlando, anche con persone che trinciano giudizi a man bassa. Perché vedi, Danilo è stato molto corretto, è una persona intelligente. E anche se qualche volta magari il suo assolutismo quasi da comunista mi spaventa, però, essendo una persona estremamente intelligente, ha detto delle cose ovviamente sensate. Quanto riguarda Caserta, lui, per esempio, ha detto: in alcune partite non mi è piaciuto. Ma dire in alcune partite non mi è piaciuto è una valutazione personale, non è una valutazione assoluta. Quando io vedo una persona che parla di realtà, mi dice che quella è la realtà perché parlano i numeri, beh, io ho sempre paura perché la realtà non è mai quella che è, quella che ci appare da un punto di vista anche filosofico. È così, non è quella la realtà. Insomma, la realtà ci può sembrare quella. Allora dire che in quella partita abbiamo sbagliato, ha sbagliato formazione, abbiamo arruotato il campionato, ah, non ci ha capito niente perché ha fatto questo, ha fatto l'altro. Ma io mi domando, io faccio l'insegnante e già, nonostante i miei oltre 40 anni di carriera, ho spesso ancora dei dubbi su alcuni interventi che faccio, se sono quelli giusti o sbagliati. Andare a sindacare su quello che fa un'altra persona, su un altro mestiere, francamente mi lascia perplesso, perché nessuno di noi ha un patentino da allenatore, tantomeno ha giocato in Serie B o in Serie A, tantomeno ha allenato squadre, per cui dire che uno sbaglia, sbagli, vabbè, puoi anche dire non mi sembra giusta la scelta di far entrare Vano Fermo. In realtà qualcuno sostiene no, la scelta non è stata sbagliata, se poi Vano si è fatto espellere perché ha sbracciato e l'arbitro è stato severo è un altro discorso.
Quindi voglio dire, poi che le mosse siano giuste o sbagliate lo vediamo alla fine, a bocce ferme. Certo. A volte però è stato criticato, e dice no, ma perché io già l'avevo detto che se avesse fatto, sai, avrebbe fatto, poi dopo sarebbe andato, no vabbè ho capito, ma sono tutti discorsi fatti di seri, ma in realtà l'allenatore è lui, la coscienza ce l'ha lui di ciò che fa, perché è lui che conosce durante la settimana gli stati d'animo dei giocatori, sa che alcuni di loro possono dare di più e meglio quando entrano dalla panchina, non quando sono schierati i titolari. Quindi il polso della situazione è il suo, lui è l'allenatore. Poi noi potremmo dire questa partita non ci ha convinto, magari non ci è piaciuta, magari abbiamo notato delle incongruenze, va bene, ma sono sempre valutazioni personali. A me le valutazioni assolutistiche spaventano sempre, perché queste certezze così uno non le può avere. Quindi Caserta, come sfondi una porta aperta, perché ci ho discusso anche sul mio sito con quelli che dicevano che la squadra era fortissima, quindi era una questione di modulo. Ma io ho ricordato... O di manico, sì, ma di modulo. Dico, ma ragazzi, ma è partito con il 4-3-3, quando giustamente i risultati gli hanno dimostrato che il 4-3-3 era assolutamente impraticabile con quella squadra, è passato al 3-5-2, ha ridotto i danni al minimo, è stato intelligente in quello, ha superato un momento di crisi e quando poi i tempi sono cambiati, gliel'hanno consentito, è passato un altro calcio. Ma poi dire no, noi giochiamo solo contropiede e ho capito. Però ascolta, io quello che vorrei sottolineare che poi è l'ennesima volta che lo facciamo, proprio poi per concludere questo discorso legato a Caserta, poi andiamo a parlare della Feral Pisalò. Diciamo che è evidente, io prima ho fatto questa provocazione che ho fatto a voi, proprio per diciamo mettere in evidenza questa cosa che ho notato anche negli ultimi giorni, no? Questo dare a Caserta questo merito soprattutto di averci creduto. Intanto Enrico Valigi scrive: comunque questa squadra ha potuto contare su una formazione lunga con molti giocatori di qualità per la Serie C. È vero, il Perugia aveva comunque una rossa numericamente molto larga, però credo che insomma al di là della qualità delle squadre dei giocatori, più del Padova, agisce giustamente Valigi, forse nel numero sì, nella qualità forse il Padova un pochino meglio, questa è la mia personale opinione, però io credo che il vero lavoro che ha fatto Caserta e per cui secondo me va premiato indipendentemente da quale sarà l'esito della partita di domenica, speriamo di no, il Perugia si troverà anche a dover giocare i playoff, è quello di aver messo insieme una squadra che individualmente probabilmente aveva anche i valori di una squadra importante per questa categoria, perché se vai a leggere nome per nome, sicuramente il Perugia era, come dice Danilo, tra le prime due o tre squadre, tra le prime tre o quattro squadre di questo campionato. Però nella sostanza lui ha fatto un lavoro di credibilità, cioè lui è diventato, a mio avviso, dentro all'ambiente Perugia, tolta la squadra e le persone che diciamo lavorano ma che non hanno una titolarità agli occhi dei giocatori, vi faccio i nomi, direttore generale, direttore sportivo, presidente, di queste quattro persone, compresivo Caserta, io credo che lui con i fatti e non con le parole, non con i ruoli, non con le imposizioni, si è conquistato la fiducia dei giocatori, si è conquistato la fiducia della squadra. Lo ha fatto dopo il caso Rosi, che è stato un caso veramente negativissimo per la dirigenza del Perugia, che veramente non fa, secondo me, onore a due dirigenti importanti e bravi quali sono Comotto e Giannitti, e chiaramente neanche a Santo Padre, perché io fossi stato il presidente non avrei mai permesso che comunque un giocatore con quell'esperienza e il capitano della squadra venisse messo alla gogna in quella maniera. Lo ha fatto anche quando quest'estate molti dei giocatori che sono rimasti, che noi abbiamo celebrato, penso a Falserano, penso a Melchiorri, penso a Angella, penso a Sgarbi, penso anche allo stesso Moscato, erano tutti giocatori sul piede di partenza, cioè questi erano giocatori che a settembre si allenavano nell'attesa che iniziasse il campionato, ma ogni allenamento era un motivo per andare a vedere il telefono se aveva chiamato il procuratore e sapere qual era il proprio destino. Cioè un allenatore che arriva in una piazza come questa, a distanza di 20 giorni da una sanguinosa retrocessione, che ha la capacità, perché ripeto, secondo me la capacità di Caserta di essere rimasto se stesso e di aver portato avanti il suo modo di essere, perché spesso nel calcio, chi lo ha frequentato, chi ha avuto modo di conoscere, quando uno si trova ad avere un ruolo, qual è quello dell'allenatore, che comunque è subordinato rispetto ad altri, pensa al direttore sportivo, pensa al presidente, spesso anche per quieto vivere o per una questione di opportunità,
uno si, come ti posso dire, misura o si modifica a seconda di quelle che sono le volontà, cioè vedi che in quel momento è forte il presidente, ora magari dai, non dico che dai retta, però ti modifica a seconda di quello che vuole il presidente, oppure finisco prof, prendi la strada del direttore sportivo piuttosto che quella del direttore generale. Invece Caserta ha sempre percorso la sua ed è stato, secondo me, e l'immagine di Fermo quando Cornacchini attacca Comotto e ci sono Giannitti, Santo Padre da una parte, cioè quella è l'immagine, cioè il vero fulcro di questa società, il vero riferimento di questa società e di questa gestione è stato Caserta, che è riuscito, pur non avendo le chiavi del manager, cioè non ha lavorato alla Ferguson che si è andata a scegliere i giocatori che gli piacevano, ma all'interno della realtà del Curi ha lavorato da allenatore manager, era un riferimento ed è un riferimento per la squadra, è un riferimento per chi collabora, e questo è stato il suo grandissimo pregio che molti durante questa stagione, molti sia tra i tifosi che anche magari tra qualche opinionista, non hanno mai voluto capire, perché capire questo significava poi ogni tanto dover prendere quelle posizioni che noi abbiamo spesso preso, ovvero dire alla società che probabilmente non era quel mercato che avrei dovuto fare, e quindi questo poi poteva costare o qualche posto di ingresso allo stadio, probabilmente, che ne so, qualche informazione in meno. Però ragazzi, vi posso dire che questa, come dici tu prof, non è la verità assoluta, perché non esiste l'assolutezza in questo, però ti posso dire che raccogliendo informazioni, parlando e tutto quanto, ci si va vicino. Ma guarda, io adesso non voglio togliere spazio agli amici, però è una considerazione che io ho fatto, e aggiungo anche che spesso e volentieri mi sono permesso, dall'alto della mia veneranda età, di bacchettare quelli più giovani dicendo loro: state attenti, perché se noi continuiamo a dire che Caserta ha ruotato il campionato, che Caserta ha sbagliato sta partita, che Caserta ha azzeccato la formazione, che è andato in confusione, alla fine dell'anno dovessimo fallire questo prestigioso traguardo, il capro espiatorio sarà già bello pronto e consegnato su un piatto d'argento come la testa di San Giovanni decollato. Quindi dico, state attenti. Però questi fine... saranno gli stessi prof che probabilmente domenica, nella speranza che tutto vada come noi ci auspichiamo, invece diranno che il merito è stato di qualcun altro. Togliendo i meriti a Caserta, che ha fatto un lavoro straordinario. Cioè, Danilo ha ragione. Senza Caserta il Perugia oggi sarebbe una squadra da quinto, sesto posto. Guarda Andrea, ma io lo condivido, l'ho scritto, lo condivido, e dico ancora una volta, dico, signori, state attenti, perché avrebbe avuto Santo Padre allora, nell'ipotesi, tutta il diritto di dire: ma non avete fatto altro che dire che sta squadra è forte, c'è la rosa migliore del Padova, che in fondo... Ma la squadra è forte di che? Ma Minesso ha segnato 9 gol una sola volta nella sua carriera. No. C'è riuscito, e manca ancora una giornata, Caserta. Murano, sì, ma Danilo, non ha mai segnato più di 9 gol. Quel Caserta ne ha fatti fare 11. Ma ti sto dicendo, ha fatto 7 gol, se non sbaglio. Sì, ma non lo devi dire a Pizzichi e Bocconi. Ho capito, non lo dire a me, dico, ti sto dicendo che purtroppo spesso ho bacchettato questi tra virgolette santoni, questi espertoni, perché ho detto, alla fine poi, se tutto va male, andrà a finire che Santo Padre vi dirà: ma che volete da me? Io, mi avete detto fino all'altro ieri che la squadra è fortissima, che è la seconda squadra, la seconda rosa, che voi dite che l'ha ruotata con la San Benedettese, l'ha ruotato il campionato con la Fermana, l'ha ruotato qui, l'ha ruotato là, quindi vi tenete Santo Padre, perché Santo Padre vi dirà: ho fatto tutto quello che potevo, se il coglione è Caserta, che ci posso fare? Dopo vagliela a spiegare a questi qui, ma quando io dico la realtà non è quella che è quella che ci sembra, nemmeno la matematica, se ti dico 2 più 2 tu dici fai 4, io potrei dire no, è sbagliato, perché 2 più 2 fa 4 nel sistema decimale, perché se prendo un sistema base 3 o base 5, 2 più 2 non fa 4. Quindi il problema è come si vedono le cose. Allora, se tu le vuoi vedere sempre
dando l'aspetto negativo, io quando vedo i commenti, leggo i commenti delle partite, noto che c'è sempre questo sottile gusto perugino di sottolineare sempre gli aspetti negativi. Hai vinto 2-1 con la Triestina, non è che c'è stata l'esaltazione di un tecnico che ha detto: Cappi, ho svoltato la squadra, l'ho messi dentro, ho fatto tutto, la squadra ha vinto. No, ragioni su tutte le sbagli, gli errori fatti prima. Ma gli errori fatti prima sono errori che poi si correggono. Ma qualcuno di questi dovrebbe farsi un anno con il Perugia presidente Santo Padre, poi probabilmente si renderebbe conto delle difficoltà. Fulignati. Poi chiudo, Roberto, scusami. Emblematica la situazione di Fulignati. Allora, Fulignati ha avuto due colpi: quella di far giocare Vano con la Fermana e non tirare fuori Fulignati. Ma io, scusate, vorrei dire, ma se il vostro datore di lavoro vi mette in ufficio un collega o se non un collega, insomma un dipendente, e gli fa un contratto come ha fatto a Fulignati, gliel'ha rinnovato e ti fa capire che insomma ci tiene, ci conta, non è poi mica così semplice e scontato che tu dici: no, io quello non lo faccio lavorare perché secondo me ne merito imbecille. È ovvio che un attimo prendi i tuoi tempi, poi alla fine quando è stato palese che insomma sto ragazzo evidentemente non era più sereno e tranquillo, che ha fatto la scelta che ha fatto. Però bisogna anche capire, insomma, non ti metti nella condizione togliere Fulignati dalla squadra quando quello gli ha rinnovato il contratto per 3 anni, significa apertamente mettersi contro la società. Non è così, certo, semplice. Però in questo Caserta è stato bravo. Rob, prosegui tu, che volevi intervenire. No, a me è piaciuto particolarmente la gestione dello spogliatoio, mi è piaciuta. E il fatto che ha riuscito a mantenere anche gli elementi, quelli un pochino più vogliosi, insomma, di giocare per forza, è riuscito a gestirli con i tempi giusti. Cioè ha rigenerato un Falserano, Monaco che era fuori dai radar completamente, cioè, non lo so, ha fatto un miracolo. Moscati ha fatto un miracolo nella gestione dello spogliatoio. Perché era uno spogliatoio, cioè se ci ricordiamo come è stato lo spogliatoio della passata stagione, a causa dello spogliatoio è retrocesso al Perugia. Certo. Cioè, era una situazione veramente drammatica, cioè dalle ceneri di un campionato bruciato proprio per quello che c'è stato dentro lo spogliatoio, più che dentro al campo. Cioè veramente quest'anno è sembrato un anno per me. Per come la vedo io, per me è stato un anno di grazia, questo è stato, perché ci sono delle difficoltà veramente durante l'arco della stagione, specialmente in un campionato come questo, che poi si è rivelato un campionato altamente competitivo, perché questo girone io l'ho seguito, non era mai capitato nelle passate stagioni che 3 squadre di questo livello arrivassero, insomma, a giocarsi fino all'ultima giornata di campionato. Nel girone A è finito domenica con la vittoria dello scontro diretto. La Ternana ha fatto un campionato che non so se lo rivedranno più, una cosa del genere. Quindi, insomma, il miracolo Perugia veramente quest'anno è stato un autentico miracolo, perché è vero che il Perugia c'aveva 2 squadre, poi l'altra volta vi ho detto Doroteo, e ci viene fuori il Doroteo. Il Perugia aveva praticamente 2 rose a disposizione, ma sono le classiche rose prese con i giocatori senza un funzionale disegno tattico, cioè giocatori presi così, un po' di quelli che erano rimasti l'anno scorso, che non erano vendibili, che non erano appetibili sul mercato, vari tentativi per venderli. L'hai imparata la frase? Il Perugia era un mix tra ciò che non si è potuto vendere e ciò che non si è potuto comprare. Ma tanto voglio dire, si sa, ormai ormai sono anni che diciamo le stesse cose, perché no, non c'è mai niente di nuovo. Ciò che si è potuto comprare. Voglio dire una cosa però, cioè Murano a me quest'anno sinceramente per il numero dei gol fatti, Minesso per il numero di gol fatti, cioè anche questo è sicuramente un pregio che va riconosciuto all'allenatore, che ha saputo valorizzare comunque quegli elementi dei quali forse si poteva avere qualcosa. Mano, ma ne vogliamo parlare di Bianchimano? Monaco è diventato, cioè, Monaco non sbaglia un rilancio.
Monaco non sbaglia un rilancio che c'aveva, non lo so che gli è successo, anche dal punto di vista tecnico, è migliorato nella qualità del palleggio, nella qualità del rilancio. Io, cioè, quindi, con questa Sentite ragazzi, allenatore. vi voglio fare, allora, prima di lasciare qualche minuto a Tedeschini che ci illuminerà sulla Fieralpi Salò, ci farà capire dove potremo andarla eventualmente a colpire, quali sono un po' le prerogative. Io Degli vorrei. amuleti per di cavallo. Va bene, dopo li prendiamo, però vorrei coinvolgervi, non so poi chi vuole intervenire, su questo argomento che mi è capitato in questi giorni. Parlando del Perugia, insomma, no? Mi capita spesso che persone mi fermano, no? Andrea, sto Perugia, Andrea, sto Perugia. Insomma, tutti contenti che il Perugia adesso è in questa condizione per giocarsi la B, però diverse persone, non tutti, devo dire, diverse persone, poi mi dicono sempre, dice, vabbè, andiamo in Serie B e poi? Cioè, e poi sarà tutto come prima? Andiamoci. Torniamo, sì, no, sono d'accordo, e tornerà tutto come prima. Vi è capitato a voi? Non solo di sentire questo discorso, ma di farlo anche tra di voi, perché ragazzi, questo è un po' il tema che si batte adesso a Perugia, cioè tutti sperano da una parte di andare in Serie B, ma dall'altra vedono un po', diciamo, il ripristinarsi di una egemonia societaria che, diciamo, ha un pochino Diciamo, esautorato le nostre menti. forse Andrea, in questo momento c'è una sorta di pax così voluta, nel senso No, ma dimmi se tu lascia perdere, se ti è capitato che qualcuno ti ha detto questa cosa o tu sei no, stato preso da tutte questo. le persone che mi conoscono e che mi incontrano a scuola o fuori dalla scuola o in altri ambienti, in questo momento stanno tutti pensando, sono tutti concentrati ad andare in Serie B. Nessuno si pone il problema di cosa accadrà dopo. E nonostante io disperatamente tenti di estorcere qualche informazione a una mia collega, che è la moglie di Riccardo Gaucci, insegna da me, sta ragazza, e che ho avuto il piacere poi di poter riparlare con Riccardo, perché in occasione del mio compleanno mi ha fatto telefonare da Riccardo, ho fatto una chiacchierata. Nonostante questo, la sensazione che almeno mi circonda o che circonda le persone o che ecco, avverto è solo tesa in questo momento al raggiungimento della Serie B. Nessuno Danilo, si tu hai pone il problema di cosa accadrà Bene, dopo. Danilo, tu hai testimonianze in merito o se mi vuoi dire la tua opinione al Ah, un riguardo? punto interrogativo c'è sicuramente, perché tornare in Serie B è il sogno di tutti, però di non ripetere gli anni di Serie B che abbiamo fatto, quantomeno tolto forse quello in cui siamo stati eliminati in maniera incredibile dal Benevento, sono stati anni di tribolazioni, di Di false speranze. preliminari raggiunti all'ultimo con penalizzazioni di altre squadre, o poi appena giocavi il preliminare È brutto perdevi fermarsi ai 3-0 preliminari, all'Allianz. Danilo. Eh? È brutto Come? fermarsi ai preliminari. Eh sì, infatti, i preliminari poi se non concretizzi stai lì a fare la figura del fesso, no? Come si dice. Quindi ci vorrà programmazione, ci vorrà una campagna acquisti adeguata alla categoria, soprattutto ci vorranno dichiarazioni serie su quello che la società del Perugia potrà fare in un campionato cadetto. E queste tre cose, se ci pensiamo bene, negli anni passati sono mancate in tutti i modi, perché la programmazione poco e niente, allenatori saltati alla penultima giornata dopo che avevano preso la squadra al quintultimo posto e avevano portato ai playoff, tanto per dirne uno, Breda, e dichiarazioni di derby con la Roma in 3 anni, qua come ha detto il prof, ci siamo i capelli bianchi e anche un pochino radi, come vedete, quindi ci stiamo invecchiando, chissà se lo riusciremo a vedere questo famoso derby con la Io sono Roma. poi più vecchio di te, Sì, ma di pochi mesi, quindi siamo della stessa annata. E quindi
ci vuole una società che cambi radicalmente il modo di agire in tutti i sensi in Serie B. Santo Padre deve dare prova di questo, altrimenti rimarrà un presidente da Serie C, capace di vincere grazie agli allenatori. Che... Danilo, ha fatto questo stando zitto. Quest'anno. Quest'anno. Potrebbe essere un consiglio per gli anni successivi. Meno danni stando zitto che gli altri anni gli ha tirati. Roberto, tu che ne pensi? Beh, il fatto che sia stato zitto gliel'ha imposto un po' la piazza in questo momento, specialmente la scorsa più dura della curva, insomma, gli ha fatto capire che non è più gradito a Perugia per una serie di tante motivazioni che sono venute fuori, anche specialmente nel rapporto che è sempre stato, insomma, a volte anche ambiguo. E di conseguenza, quando la tifoseria ci è ritornata sopra, insomma, si è capito che non è che sia più talmente, cioè non è che sono più tutti dalla sua parte per forza. Però va detto anche che. Ed ecco il Doroteo che riemerge. Le chiacchiere. Una volta al cerchio, una volta la butti. Va detto che però le chiacchiere poi dopo contano poco. Sinceramente ci vogliono soggetti che mettono i soldi sul piatto, perché mi risulta che il presidente ne vuole tanti in caso di cessione. E di conseguenza bisogna trovare i soggetti disposti ad un programma che ne vuole tanti, in questo momento. Ne vuole tanti o ne vuole troppi? Troppi. Troppo. Tanti o troppi, cioè, è una sfumatura che sembra una sfumatura leggera, una sfumatura importante, ma fra tanti o troppi bisogna commisurarlo anche sulla piazza, no? Dove poi alla fine tu vorresti venire ad operare. Questa è una piazza che può dare tanto, che ha dato tanto un passato, anche chi c'è stato prima di lui, e di conseguenza è una piazza che sa ricevere, ma è una piazza che sa anche dare parecchio. Quindi... E lui lo ha capito e giustamente ne chiede troppi. Facciamo così, sintetizzo così. Danilo, hai poi, esattamente... Poi, insomma, è un'impresa come l'ha gestita lui, è un'impresa che produce utili, è un'impresa che ha prodotto utili, gli utili poi alla fine piacciono a tutti. Però è un'impresa che non fa investimenti, Roberto, non è molto allineata questa impresa, perché è un'impresa che fanno fa degli investimenti, è un'impresa che fa degli investimenti forse un po' troppo misurati rispetto ai profitti, questo forse vabbè, questo, non, questo possiamo dire che non lo sappiamo, perché non abbiamo la certezza di quello che è. Possiamo soltanto dire che, misurandola sotto l'aspetto sportivo, possiamo dire che, diciamo, che gli investimenti o comunque sia la gestione sportiva non è sicuramente uno dei motivi per cui ricorderemo la presidenza di Massimiliano Santo Padre. Vorrei chiudere con Danilo Tedeschini, che ha 2-3 minuti per presentarci la Feralpi Salò, di cui noi non abbiamo, non so se volutamente o comunque evitato di parlarne, proprio perché quali fioretti nel caso domenica dovesse succedere quel che auspichiamo? Questo ce lo chiede Nicolò Brillo, gli rispondiamo dopo. Danilo, parlaci della Feralpi Salò. La Feralpi Salò è una gran bella rogna. Sempre molto positivo, Danilo Tedeschini. Ma bisogna dirle le cose. Non c'era peggiore squadra in questo momento che ci poteva capitare domenica sera, per colpa anche di Galvano, che a 2 minuti dalla fine della partita di Fano è andato a fare il gol del pareggio con la Triestina, e quindi altrimenti sarebbe già stata matematico il quinto posto della Feralpi, e con tutta la bravura dell'allenatore e Pavanel e della squadra, senza stimoli sarebbe stata tutta un'altra partita. Invece la Feralpi giocherà la partita, e quello che a me preoccupa, senza stimoli sarebbe stata tutta un'altra partita. A quello che a me preoccupa, al di là della bravura della Feralpi Salò e della bravura di Caserta,
e del Perugia in quest'ultimo periodo è che tra le prime 8 della classifica, le trasferte con le prime 8 della classifica, 6 togliendo noi e la Ferrara Pisarò, noi abbiamo rimediato 2 sconfitte, 3 pareggi, le sconfitte a Trieste e a Padova, 3 pareggi a Bolzano, poi a San Benedetto del Tronto e adesso non mi sovviene il terzo pareggio, e abbiamo vinto soltanto in maniera anche abbastanza fortunata a Modena 1-0. E questo mi preoccupa un pochino, perché il Perugia in trasferta, l'ho scritto stamattina, il Perugia ha fondato il suo campionato, il suo primo posto sul Fortino Curi, che dopo anni è tornato ad essere Fortino nonostante la mancanza del pubblico. In trasferta ha fatto bene con squadre non di grande classifica, ma andare a giocare la partita decisiva in casa della Quinta con la Quinta che deve necessariamente fare un punto per poter accedere al quinto posto, che gli farà saltare un turno dei playoff e anche scegliersi un avversario forse un pochino più morbido al secondo, e beh, questo è mi preoccupa un pochino. Danilo, ti dico che il terzo pareggio, che le motivazioni del Perugia sono superiori e il Perugia ha tutte le carte in regola per poter andare a vincere al Turina di Salò e andare e festeggiare alle 5 della sera la promozione, la Serie B. Danilo, la terza squadra, però, il terzo pareggio è a Cesena, non so se l'avevi menzionato. Bravo, sì, esatto, adesso non mi sono, ma quindi ecco, queste partite con le squadre diciamo più forti in trasferta mi lasciano qualche apprensione. Allora, Roberto, la settimana della passione è in grado di vincere la gara di Salò. Ma io sono d'accordo a metà con il mister. Sono d'accordo a metà con Danilo. Io credo che Caserta lo sappia e catechizzerà i propri giocatori al meglio sotto questo aspetto. Senti Roberto, ma domattina al Bar Modugno glielo dici questa opinione di Tedeschini? Perché insomma la settimana della passione dopo questo. Tedeschini, io mi rammarico ancora del fatto che tutti i perugini, me escluso, la sera di Triestina Feralpe Saloni la settimana scorsa, Triestina su Tirol, tifassero per la vittoria della Triestina, mentre io solo tifavo per il pareggio. E sul 3-2 ma ci potevi chiamare, ho sperato ardentemente che la su Tirol pareggiasse, ma ci potevi chiamare, noi ci eravamo arrivati, no? Se avesse pareggiato e vinto ieri con Cesena era un punto dietro di noi. Danilo, però adesso parte tutto, a parte gli scherzi, no? Voglio veramente fare una misurazione del carattere diverso, ma le motivazioni, ma quelli stanno per un punto per il quinto posto, ma cioè, per una sola campionato, ma le motivazioni Pavanel, in conferenza stampa l'ha detto anche l'allenatore del Matelica, ma poi sono di quel che gli pare, ragazzi. Allora, vi siete scaldati alla fine. Voglio dire, a parte il fatto che parlando con questo amico mio che conosce la situazione economica, quelli c'hanno i soldi, se volevano andare in Serie B facevano una squadra, non di giovani, facevano una squadra forte. Già il fatto che sono ai playoff, quarti, quinti, sesti, li faranno i playoff, ma non penso che la volontà sia quella di andare in Serie B, secondo me. Ma l'anno scorso hanno fatto lo stesso campionato, prof, hanno fatto questo. Poi allora voglio dire, se noi ci dobbiamo preoccupare veramente adesso, rispetto per tutti, d'accordo, ma noi non possiamo pensare a cosa c'ha Ment Pavanelle o il Sud Tirol. No, però aspettate, ragazzi, scusate, io vorrei dire, poi c'era devo l'ultima concludere. Cosa che aspetta, dire. Danilo, siamo arrivati a un'ora. No, solo se... questo. A proposito, così, questa io non ho nessuna prova per poter dire una cosa del genere. Cito solo che Santo Padre
un paio di mesi fa si è presentato per essere eletto, ci sperava molto, all'interno del Consiglio della Federazione come rappresentante della Serie C. E invece perse quell'elezione, e chi la vinse? Il presidente della Ferralti Salò. Ora, essendo candidati, vabbè, ma stiamo, allora non ci andiamo nemmeno, punto, basta, no, stiamo a casa, dai, ragazzi, scusate, dobbiamo andare su, punto, basta, ragazzi, io devo chiudere, vorrei un attimo riepilogare per non far sì che questo è, diciamo, finale si concluda negativamente. Danilo sostanzialmente ha fatto una valutazione dicendo che, se correggimi se sbaglio, che le motivazioni sicuramente faranno una differenza. Il Perugia non è molto di più. Salò pensando di fare una passeggiata. Ma ti dirò di più, sono per vincere. Sono invece io contento che noi dobbiamo andare su per vincere, perché se dovessimo andare, se dovevamo andare su per fare il pareggio, però possiamo dire mi fa piacere che il Ferralti Salò si debba giocare la partita, perché giocassero la partita contro il Perugia, bene, no? Bene, e quindi questi sono gli aspetti motivazionali, da una parte, dall'altra sicuramente superiori a quelli del Perugia. Danilo ci ha dato anche la notizia che noi probabilmente, io non avevo valutato, che probabilmente il Perugia, insomma, in questi confronti pecca un po', soprattutto in campo esterno, da un punto di vista di punteggio, ma potrebbe essere anche l'occasione per smentire, no, questo trend che c'è stato. Quindi auguriamoci di ritrovarci lunedì prossimo, magari tutti collegati da caso ci troveremo, visto che siamo in zona gialla, fino alle 10 qualcosa possiamo fare. Una cosa ottimistica. Bravo, chiudi così che me. Il pareggio, perché non è detto che il Padova vinca con la San Benedetto. Vinca con la San Benedettese. Bravo Danilo, così ci piace. Se, sì. Soprattutto se in settimana la San Benedettese ricevesse 7-8 punti di realizzazione. A quel punto metterebbe in forze l'undicesimo posto, perché avrebbe uno o due punti di vantaggio sul Gubbio. E a quel punto gli servirebbe un punto a Padova, quindi anche la San Benedettese sarebbe motivata a giocare a fare i risultati. Bene, manco ragazzi, manco Nostradamus questi quadri. Vabbè, però ragazzi, è così. Questo complimenti, è bello. No, complimenti al Gubbio, voglio fare complimenti al Gubbio, perché dopo la partita col Perugia ha fatto un sacco di punti. Devo lì. Complimenti a Torlanti, perché lo stai chiamando il Tottenham. C'era in competizione per il Tottenham per sostituire. Bene, amico. Salutiamo gli amici di Gubbio, mi pare con un bel messaggio. Io vi ringrazio, l'augurio di ritrovarvi. Adesso vedremo la prossima settimana di organizzare qualcosa di positivo, di festoso per celebrare, ce l'auspichiamo e ce l'auguriamo tutti, questa benedetta promozione diretta in Serie B. Non annunciamo niente, perché decideremo casomai domenica sera, qualora saremo lucidi per farlo. Noi giornalisti, almeno fino a una certa ora, lucidi dovremmo essere, perché qualcosa dovremo scrivere. Vi ringraziamo tutti quelli che sono stati ospiti con noi in questo ciclo di puntate. Questa la considero un po' l'ultima puntata, diciamo, di una fase normale. Dalla prossima entreremo in un'altra, spero unica e festosa. E ringrazio anche quelli che ci hanno seguito questa sera, perché ho visto diversi commenti, insomma, ci hanno salutato in tanti. Ringrazio anche chi ci ha fatto i complimenti, ho letto dai messaggi che erano complimenti sinceri, quindi lo ringrazio ulteriormente. Ringrazio Danilo Tedeschini, il nostro editorialista, giornalista molto preparato, che stimo moltissimo per la schiettezza, soprattutto per la sostanza di quello che dice e di come lo dice. Grazie al prof Marco Casavecchia, che ritroveremo presto anche nel corso dell'estate, speriamo, per commentare come il Perugia si avvicinerà alla Serie B. Grazie chiaramente al nostro Doroteo Roberto Arcangeli, saluto Lorenzo Barlossi alla regia, che meriterebbe un'altra mezz'oretta di trasmissione, visto che è arrivato tardi, ma per questa sera sforiamo solo di 4.000 due giarde, va bene, simboliche, perché sennò ci dicono che siamo anche violenti. E salutiamo anche Nicolo Brillo e tutti gli altri amici di Sport Perugia, così come tutti quelli che ci seguono, i nostri lettori sono in tanti. Ragazzi, buonanotte. Danilo, so che adesso hai un'altra trasmissione, fai il bravo, non far parlare di te. No, credo di no, perché non ci sono fatti io, quindi... Va bene, allora grazie di aver privilegiato noi, ci vediamo nei prossimi giorni.
Un abbraccio a tutti, una buona serata. Saluto a tutti i tifosi del Perugia e ragazzi, mai come questa settimana. Forza Perugia. Forza, ciao.